Dunque, questa sera presentiamo il libro di Gianluca Scioglie. Allora, il titolo è veramente originale, suscita subito la curiosità di sapere cosa c'è scritto in questo libro, cosa c'è scritto in queste pagine. Le canaglie del venerabile. E devo dire che anche la copertina è molto suggestiva, se vedete con questo in primo piano. Allora, è un romanzo ovviamente ambientato nell'Italia fascista. E c'è tutto, ci sono i riferimenti storici, gli intrighi politici che non mancano in tutte le fasi, le particolari, e la lotta dei partigiani, quindi c'è sia la parte diciamo, più storica, più legata appunto al fascismo in sé per sé, sia anche alla controparte, potremmo chiamarla, che è quella dei partigiani. E ovviamente come in tutti i romanzi, peraltro è un romanzo, come vedete, di spessore in tutti i sensi, perché è anche molto voluminoso. E c'è l'amore, e l'amore in tutte le sue sfaccettature, c'è l'amore materno, quello paterno, e c'è l'attrazione fisica tra i due sessi, quella che supera le barriere, che supera le leggi e i condizionamenti. La vicenda ruota intorno a un rapimento, ovviamente di una bambina che si chiama Adonella Piani, che è di una famiglia agiata, una famiglia molto benestante, e con la richiesta di un riscatto. Quindi diciamo che tutte le vicende ruotano intorno a questo evento che è l'evento clou del libro. Ecco, quindi tutte le vicende, abbiamo detto, sono ambientate appunto nel periodo fascista, quando è iniziata, nel periodo in cui inizia peraltro la propaganda contro il regime, quindi non agli esordi, ma alla quasi fine, quando in realtà il regime veniva contestato e contrastato, e quindi ci sono i volantini, ci sono le riunioni segrete, e a un certo punto c'è un momento in cui nella città si sta preparando l'arrivo del duce, quindi diciamo è intervallato ogni tanto dei momenti in cui i personaggi parlano proprio di questo, tra virgolette, evento così importante. La storia, l'avvenuta di Mussolini a Treviso è reale, nel senso che lui a settembre del 38 fa questa sorta di tour propagandistico nelle tre Venezie, passando anche per Treviso. La foto della copertina è reale, questa è di giugno di quell'anno lì, c'è Vittorio Emanuele III che viene a fare una visita a Treviso, la foto è reale. E non solo la foto, nel senso che per scrivere questo libro ho fatto pure, essendo un romanzo, non un saggio, però c'è stato un grosso lavoro di documentazione, quindi sostanzialmente archivio di Stato e l'archivio comunale di Treviso, le due fonti principali, poi biblioteche varie. E perché ti piace quindi il giallo? Ecco, questa è la domanda che ti ho fatto. Cioè, è un genere nel quale ti ritrovi, ti piace scoprire? Beh, diciamo, vincere quel concorso che aveva in giuria comunque non importanti, continuiamo, uno stimolo in più, ho capito. Poi naturalmente non è che sia quello. Sicuramente mi piace l'idea comunque di aprire una sorta di sfida col lettore, cioè vedere se lui riesce a capire prima di arrivare alla fine. Ecco, a proposito di questa cosa che hai detto, l'amore c'è, perché chiaramente l'amore non può mancare, però è veramente sotteso, addirittura tralasciato, tra virgolette, perché poi appare, per esempio, l'amore tra la Leopoldi e Sarelli, il personaggio principale, alla fine, dopo che si svelano delle cose che non sveleremo, che se no poi togliamo il piacere della lettura. Ecco, perché dare questa maggiore rilevanza, cioè perché hai voluto dare più valenza alla suspense che non al momento in cui si fa sognare? In sostanza sì, perché sì. Se scrivi un giallo comunque una costola di quel genere, che sia un thriller o un noir, chiaramente quella è l'essenza. Quello che tecnicamente si chiama il plot. Come dire, poi la storia d'amore in questo genere può diventare così, come dire, un affluente della storia principale, però è chiaro che se tu scrivi un giallo dove chi legge è portato a voler avere questo ritmo serrato, no? Di voler andare avanti. Però così, anche come dire, per mia natura personale comunque. Preferisci, sì, però dico, mi piace anche il fatto che ci sia, in questo caso c'è il capitano per questioni di indagine. Come si chiama il capitano?
si chiama Sarelli. Ma dico, di nome? Pacifico. Pacifico, è Pacifico di nome e di fatto. La scelta di nomi è importantissima.